Ciao a tutti, rieccomi qua, tanto per cambiare. La poesia che voglio farvi sentire adesso, diciamo che nel momento in cui l'ho scritta l'ho sentita parecchio. Era uno di quei giorni che avevo deciso di andarmene in centro Verona, la mia città, e girare a caso con il mio bloc notes, la mia penna e dire ok, adesso quello che mi viene in mente lo scrivo, una specie di brainstorming, mettiamolo così. E così ho fatto. Il problema è che diluviava quel giorno, non poco. E niente, mi sono messa nella sala d'attesa della stazione, in mezzo a 30 persone, credo. Ho tirato fuori il mio block notes e ho iniziato a scrivere. Solo che dopo un po' notavo che la gente mi guardava in modo un po' strano, come dire, che cazzo stai facendo? Non hai come tutti, non so, il cellulare in mano o l'iPod sempre acceso, sempre in mano, sempre a cambiare le canzoni. Io mi ricordo che in quel momento lì ho spento l'iPod, ho messo da parte il cellulare e ho iniziato a scrivere. Normalmente solamente quello. E invece di crearmi disagio con gli sguardi, mi davano ancora più voglia di scrivere, più voglia di cercare di capire quello che la gente. Cioè, leggere negli occhi quello che la gente pensava di me in quel momento in cui mi vedeva scrivere. E è stato un bello stimolo, mettiamola così. Ora ve la leggo. Si intitola Stazione d'osservazione. La sala d'attesa, le due righe e la tua vita sospesa. Sedersi schiena al muro, il ginocchio come scrivania, emozione pura, sentita mia. Scrivere in stazione, il bordo delle scale, attiro i vostri sguardi con sorrisi e la vostra attenzione. E chiamano ritardo ancora, mentre scrivo degli scogli e onde tra binari spogli. Tu, signora, ancora sogni? Lo sguardo trasandato di quel ragazzo che sicuro ha fumato. Osservo ancora, lacrime e il tuo volto scuro. Mi sposto i binari, tra valigie e fogli orari. Chi bestemmia il ritardo e chi si perde in ogni sguardo. La matita scivola leggera e non sicura della pioggia, scroscia il terra come la nebbia chioggia. La prima goccia m'ha sfiorato il viso, raggiungendo poi il foglio di parole intriso, e il sole timido, ed ancora sul foglio il livido. Come ho scritto nella poesia, come ho detto prima, a me era più divertiva vedere la gente che mi guardava. Io sorridevo, cioè, cosa potevo fare? Non è che dovevo essere imbarazzata o altro. Cioè, era un qualcosa che, boh, intrigava un po', perché vedevi la gente che ti guardava strana, come dire, cosa fa questa? Però quello che mi urtava un po' è che nessuno ha il coraggio di avvicinarsi e dirti scusa, cosa stai scrivendo? Perché a volte penso, per me come persona che scrive sarebbe veramente divertente trovare una volta qualcuno che mi firma e dice scusa, te, ma che cavolo scrivi che da mezz'ora? Anzi, da un'ora e mezza era in sezione. Ma cos'hai da scrivere? Cosa scrivi? Perché scrivi? Chi sei? Cosa fai? E poi io sono una persona che, non so, mi piace interagire con le persone, mi piace stare in mezzo alla gente, quindi l'ho sempre vissuta bene, non ho mai avuto problemi se qualcuno mi chiedeva o si avvicinava, anzi, è un piacere sinceramente, vuol dire che in ogni caso le persone non ti guardano solamente per quello che fai, ma si chiedono anche cosa fai, che è una cosa che manca al giorno d'oggi. La gente guarda, ma non si fa domande. La gente osserva, ma non osserva veramente, non va oltre alla patina che gli mettono davanti. Purtroppo è così. Speriamo che le cose piano piano cambino, insomma. Mettiamola così, dai. Stavolta vi saluto un po' presto. Oh, no, anche no, dai. Però vi metto un attimino pubblicità perché devo staccare 2 secondi. Perdonatemi. E rieccomi qua. Adesso, a parte Facebook che c'ha tipo tre chat aperte che continuano a scrivermi, dovrei chiuderlo quando mi metto a parlare, non mi metto a registrare i podcast, però va bene, ok.
Quello che dicevo è che manca, come dire, manca la voglia di passare la patina, passare quella staccionata che divide dal guardare all'osservare, dall'aver sentito al sentire, all'ascoltare. Non è secondo me una questione di timidezza delle persone, è una questione di diffidenza, è quello più che altro il problema. È un qualcosa che, boh, ho paura che sarà difficile, almeno in Italia, superare, perché vedo quando vado all'estero, quando trovo comunque turisti stranieri in Italia, non è così. Cioè, la gente. Mi è capitato, ad esempio, con un australiano, Simon. Ero andato a prendere un trancio di pizza finché ero in città per mangiare qualcosa. Hanno cominciato a parlare, lui ha cominciato a parlare che è uno scultore, che è scultore in Australia, che ha fatto delle opere architettoniche a Sydney, sulla spiaggia, cioè tutte quante installazioni strane, mi ha dato praticamente poi brochure, volantini, mi ha spiegato, tutto in inglese. E poi ha chiesto a me cosa faccio io, nel momento in cui gli ho detto che gli ho scritto, mi fa, hai qualcosa in inglese? Gli ho detto sì, ho qualcosa anche in inglese, ho voluto leggere. Cosa che in Italia non mi è mai successa in 10 anni che scrivo. Non mi è mai stato chiesto da qualcuno di persona che non mi conoscesse di dirmi mi fai leggere cosa scrivi. Ma di primo impatto, cioè proprio appena conosci una persona. Cioè, io di per me se conosco una persona così. Cioè appena conosco una persona so che fa qualcosa che mi interessa. Cioè, mi interesserebbe parecchio sapere cosa fa, cosa scrive, cosa suona, che genere fa. Boh, sarà che sono io forse estroversa, nonostante in realtà sono molto timida, non sembra dei podcast, ma sono molto timida, però non sembra. Però scusate il telefono. Beh, dicevo, bah. Forse sarebbe veramente un qualcosa che viene una scossone e che in un certo senso cambia un po' la mentalità che abbiamo in Italia. Siamo troppo chiusi, troppo, 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 troppo chiusi. E con questo, ragazzi, ho aumentato di 2 minuti il tempo del podcast precedente. Al prossimo bacione, ciao!